Il gruppo ribelle Esercito dell'Islam ha confermato la morte del loro leader Zahran Allush, ucciso venerdì a Damasco durante un raid aereo. L'esercito siriano rivendica l'attacco, ma per i ribelli la responsabilità è dell'aviazione russa alleata di Damasco. L'islamista Allush, a capo di almeno 15.000 ribelli, combatteva sia il regime di Bashar al-Assad che l'ISIS. A dicembre aveva partecipato in Arabia Saudita all'incontro delle opposizioni siriane per negoziare con Assad. L'eliminazione di Allush è arrivata proprio mentre Stati Uniti e Russia ultimavano la lista delle organizzazioni da ammettere al tavolo di confronto con Assad. Un punto questo che è uno dei più delicati della recente risoluzione ONU per la pace in Siria. Pace auspicata ieri dal Papa prima della benedizione Urbi et Orbi. Francesco infatti ha auspicato che l'intesa riesca quanto prima a far tacere il fragore delle armi in Siria e a rimediare alla gravissima situazione umanitaria della popolazione stremata. Vogliamo sperare che l'incoraggiamento del Papa, per quanto è stato raggiunto dalla comunità internazionale, possa essere accolto così, ecco, pienamente e con buona volontà dalle parti che sono qui sul terreno. Ecco, molto dipende dalle parti in conflitto. Dal 2013 la guerra in Siria ha ucciso 300.000 persone, oltre 1 milione feriti. Fra qualche giorno mediteremo la pagina del Vangelo, della strage degli innocenti di Betlemme, ecco, quanti saranno stati questi bambini uccisi dai soldati di Erode, forse alcune decine, non so. Qui abbiamo dei dati agghiaccianti, ormai sono stati uccisi più di 10.000 bambini e ragazzi, ecco. Bisogna fermare questa strage degli innocenti, questi bambini morti o sotto il crollo delle loro case o morti per fuochi incrociati o per schegge o morti in mare. Ecco.